il pressappochismo con cui viene gestita questa regione è sconcertante. Questo atto così in ritardo ha dei contenuti veramente che ci lascia preoccupati, molto preoccupati. Noi sapete quanto teniamo alla lotta contro la povertà. Giace già da mesi in attesa di discussione la nostra proposta di legge sul reddito di cittadinanza per togliere dallo stato di povertà 155.000 famiglie toscane, con le coperture che sono certificate dagli uffici, quindi con delle coperture di bilancio esatte e precise. Sapete che il PD ha portato invece in consiglio un atto per impegnare la Giunta all'introduzione di questo reddito di cittadinanza attiva, che in confronto alla nostra proposta di legge organica è veramente imbarazzante, è qualcosa che noi non possiamo accettare, perché noi abbiamo proposto una soluzione concreta con tutte le coperture e loro hanno dato semplicemente uno sprone, una punzecchiatura alla Giunta. E questo per noi è inaccettabile, perché significa non farsi carico di un grave problema che attanaglia tutta la regione e quindi non essere in grado come Giunta, come governo, di affrontarlo. Vi voglio leggere alcuni dati. Nel piano regionale di sviluppo il PD ha inserito l'intervento, appunto, questo reddito di solidarietà attiva, ma si è dimenticato di correggere nel testo i risultati che sono attesi e riduce i fondi, quindi fa la proposta ma poi riduce i fondi relativi a quest'area. Quindi da una parte dicono che faranno in più, in aggiunta a quanto già viene fatto, il reddito di solidarietà attiva, e dall'altra però tolgono i fondi. Si parla nel 2017 di 30,42 milioni, si va al 2018 con 8,60 e 9,38 nel 2019, la stessa cifra nel 2020. Quindi significa che loro propongono qualcosa già togliendo i fondi con i quali questo intervento, quest'atto dovrà essere finanziato. E questo si chiama truffa. Noi non usiamo mezzi termini, lo definiamo per quello che è.